Rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test è reato, così come rifiutarsi di sottoscrivere il consenso all'accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale. A chiarirlo è la Cassazione con una recente sentenza, la numero 93-91-17. In particolare, ricorda il portale laleggepertutti.it, l'automobilista compie reato poiché il suo comportamento viene considerato come se venisse sorpreso con il tasso di alcol più alto rispetto alle 3 soglie previste dalla legge. Quindi si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima. Ma vediamole nel dettaglio. Per prima cosa è utile ricordare che da 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e con sospensione della stessa da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità. Seconda cosa, da 0,81 a 1,5 grammi di alcol per litro si passa invece al penale, ma la sanzione è lieve e comporta un'ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Infine, se il tasso alcolemico va da 1,5 grammi di alcol per litro in su, scatta la sanzione penale più severa, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca dell'auto.